Let's go! Bentornati ovetti su Dark Souls Remastered! Nello scorso episodio abbiamo salvato Dusk di Ulasil dal Golem d'Oro. Inoltre abbiamo sconfitto l'Idra al bacino Radici Oscura e ben 4 demoni della Titanite nella fortezza di Sen. E in questo episodio andremo verso le rovine del demone per raggiungere, prima o poi, Izalith. Quindi, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace, e ad iscrivervi al canale. Detto questo, off camera ho fatto un paio di cose. Ho farmato? Dove sono? Dove sono? Un bel po' di umanità. Ne avevo 15, quindi ne ho farmate 58. Già. Però non le utilizzeremo adesso, ok? O meglio, ne useremo 30 adesso, vedrete poi il motivo. Però... il resto me lo tengo per scorta. E quindi vai così. Poi, parti filmato, off camera ho raccolto il set di Dusk, che spawna dopo averle parlato, dopo averla evocata, sempre lì al bacino Radice Oscura. L'abbiamo già fatto nello scorso episodio, ergo il set sta là. E questo set in realtà è molto, molto particolare. Eccolo qua. Corona del Crepuscolo, che non volevo equipaggiare, ma grazie... lo stesso? Dove sta? Eccolo qua. Allora, chi indossa questo strumento viene benedetto da ogni genere di magia, aumenta il potere e gli effetti della magia lanciata, però anche i danni magici subiti. Quando è vero che potenzia le piromanzie, stregonerie e miracoli del 20%, diminuisce la difesa magica del 30%. O meglio, diminuisce... No, aumenta. Aumenta la potenza degli attacchi magici nemici del 30%. In sintesi, vi fanno più danno con i danni magici. Vi conviene così tanto avere questo strumento? In realtà sì, è molto comodo se sapete schivare. Io però non lo indosserò, visto che la piromanzia ad Izalith è completamente inutile. Beh, non completamente, però dettagli. Poi, il resto invece, eccolo qua. Vestito dell'antica terra perduta di Ulasil, i suoi elaborati ricami in seta color avorio sono impregnati con antichi poteri magici. Aumenta sì la difesa magica, però il resto fa praticamente schifo. No, grazie. Quindi, allora, Egil, per caso, anzi, Engie, non è che per caso ci dai quella linea di dialogo perché mi servirebbe parlare di quella cosa? Below us lies the ruins of the legendary city of Izalith. There, the molten giant watches over the flame of chaos. Our fair lady and Mistress Quelaag fled from the ruins. I do not know the details, and I do not ask. Perfetto, grazie mille. Il gigante ardente è molto importante perché lo incontreremo oggi. Allora, cosa che non ho detto, perché ho creato, dov'è? L'ascia da guerra dei fulmine più 4. Non è tanto per avere un vantaggio, cioè sì, anche quello, contro i nemici di questa zona, ma anche per mostrarvi che, pure se non investite quasi nulla in forza e in destrezza, potete avere armi molto potenti, ok? Però non è il mio caso. Allora... ehi Tonks, ma perché hai appena usato 30 umanità? Perché adesso mi sono appena ricordato, sì me ne ero scordato per un secondo, che dobbiamo far salire il livello della Covenant, o meglio del patto, perché niente è italiano, dei servitori del caos fino al livello 2. Questa è una cosa che ci servirà immensamente per salvare un certo personaggio. Quindi, puntini puntini, offri umanità, sì, vai con 30. Boom! Tada! Piromanzia Tempesta del Caos. È buona come piromanzia. Però noi non la useremo, non adesso almeno. È praticamente Tempesta di Fuoco, solo che lascia delle pozze di lava per terra. Io devo ancora mostrarvi anche Tempesta di Fuoco, però dettagli. Quindi, andiamo subito dal Gigante Ardente. In realtà, ha una storia piuttosto triste questo gigante, e ora dovrei parlarvi in realtà di un'altra cosa, ossia... che succede se attaccate uno di questi cosi qua? Oh mio Dio, perché lo sto facendo? Allora, in sintesi, attaccando uno di questi... via, via, eccoli là. Spawneranno i vermi. Quei vermi sono
Beh, mortali, occhio, non fatelo, non conviene affatto attaccare questi piccoli engi, insomma. Però, noi dobbiamo andare avanti. Ma c'è la lava. Come superare la lava, andiamo qua, attenzione a non cadere, e oltrepassiamo quella coltre di nebbia. Allora, mi avete inoltre detto che, ah, Tonks, dovresti cambiare un po' il set, è un po' inutile portarsi il set da piromante, beh, per tutto il gioco, e in effetti è vero. Però vedrete poi, vedrete poi. Allora, la boss fight non è ancora cominciata, inoltre non c'è una scena prima di cominciare la boss fight, perché, oh spoiler, c'è un boss qui. Però vi consiglio altamente, se avete qualche modo per alzarvi la resistenza al fuoco, fatelo. Più che altro per essere sicuri al 100% di vincere, però potete anche non farlo se volete. Allora, quello lì è il gigante di fuoco. Lui è scarica infinita. Penso che la prossima... Sì, nel prossimo episodio vi spiegherò meglio chi è scarica infinita. Però lui è molto triste. Molto. E notate bene quel tipo di fiamma che lo circonda. È molto, molto importante. Ok? Perché una fiamma simile era attorno a Quillag. E sarà attorno anche a un altro boss che vedremo. Cough, cough. Comunque, 3, 2, 1. Prendendo questi oggetti, boom! Scarica infinita si è attivato. Quindi, fermi, non fate nulla. Aspettate il primo coso di lava e poi correte. Non mi interessa quello che volete fare. Potete anche sconfiggere scarica infinita in altri modi, ma questo è il metodo leggermente più rapido e più sicuro, quindi fate così, ok? Inoltre potete affrontare scarica infinita anche dopo aver sconfitto Quellag. Sono 20.000 anime gratuite. Vi conviene farlo in realtà. Io non l'ho fatto per una questione di lore, però sì, vi conviene davvero 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 tanto. Allora, sto tornando all'inizio della nebbia. Il motivo è il seguente. Lui, ora, ci sta seguendo. E lì c'è un dirupo. Ergo, lui adesso, dato che è molto bravo, farà un bellissimo saltino. E adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, addio. Già, molto facile, vero? Allora, Scarica Infinita è un essere, poi ne riparleremo, che generava la lava che copriva tutto il resto delle rovine dei demoni. E qualcuno avrà già notato che laggiù ci sono un bel po' di demoni toro. Ce ne sono, se non sbaglio, 7. No, aspetta, devo premere quadrato, non cerchio, ok. Imparo dai miei errori ogni tanto. Già. E dato che io voglio davvero tanto prendere un certo oggetto, dovrò andare là. Il punto è che vi conviene immensamente non andare adesso dai demoni toro. Respawneranno, ok? Quindi non dovete, o meglio, non vi conviene proprio andare lì. Però se volete davvero tanto prendere quell'oggetto che sta laggiù, che non è quell'oggetto, è un oggetto in mezzo alla lava, quindi occhio. Potete benissimo farlo se avete una buona resistenza al fuoco, ripeto, però io non lo farò. E adesso, gli engi non mi seguono più, perfetto, e il set che abbiamo appena preso. Cappuccio nero orlato d'oro. Questo è il set delle figlie della strega di Izalith. Ed è molto importante in realtà, perché... Dov'è? Eccolo qua. No, aspetta, eccolo. Ecco, mantello indossato dalla strega Quelana di Izalith. Strano, però
fondatrice della piromanzia e figlia del caos. Indossa questo mantello nero e dorato prima da prima dell'era del fuoco. Esso offre, tra le altre cose, una buona resistenza al fuoco e al veleno. Se non sbaglio, però... vediamo un po' se ho ragione. Sì. La difesa fisica non aumenta così tanto. Quindi indosserò proprio questo equipaggiamento per adesso, ok? Perché la difesa al fuoco ci serve per un po'. Allora, siamo inoltre a piedi nudi, però vabbè, questi dettagli. Allora, andremo lì, penso, dopo il prossimo episodio, però fidatevi di me. Se siete anche voi piromanti e volete salvare un certo personaggio, dovete per forza offrire 30 umanità alla figlia del caos, o meglio, vabbè, a Quelan, a la Fair Lady, come volete chiamarla. E, tanto per dimostrazione, lascia. Fa tanto male, appena riesco a beccarlo magari. Ok, e vai così, visto? Ho fatto un sacco, l'ho trisciotto. Bello, eh? Ovviamente questi sono piccoli demoni capra, che mi ha droppato ovviamente il macete. Ma, dettagli. E, occhio qua. Davvero, 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 occhio qua. Penso di mettere un'altra volta Luci Katana, perché posso. Perché qui vi invaderanno, yeah! Chi vi invaderà? Un NPC. Quindi state attenti, basta stare attenti, non dovreste avere quasi nessun problema. Quella strada lì, o meglio, quel portale là, mi hanno già invaso? No, ok. Era appunto la porta che era bloccata dal potere del Grande Lord, ricordate? Adesso dovrebbe invaderci perché sono in forma umana. Quindi tornando qua dietro, eccolo qua, Kirk. E... bam! Ovviamente lui è vulnerabile alle piromanzie, quindi mi conviene fare così. E abbiamo sconfitto Kirk. Easy peasy, lemon squeezy. E, perfetto, lui può droppare... dov'è? Lo scudo chiodato e la sua lama. Unica pecca di questa cosa è che, una volta sconfitto per la terza volta, perché vi invaderà un'altra volta, non è assicurato il drop delle sue armi, quindi occhio. Però adesso abbiamo un po' più di, tra virgolette, insight su Kirk. Però lo vedremo dopo. Allora, abbiamo un arco? Usiamo l'arco perché ci conviene usarlo. E vai così. Ok, non si attiva? Davvero? Pensavo si attivasse. Cioè, potete anche ovviamente sconfiggere. Eccolo, l'ho stunnato, ora si è attivato per forza, no? Davvero? Allora, io ricordavo che questi cosi vi venivano addosso se gli lanciavate una freccia. Ma a quanto pare no. Comunque, lo sto stunnando perché gli sto praticamente rompendo l'equilibrio. Ed è una cosa molto bella per noi e... meglio affrontarne uno per volta, no? Quindi comunque conviene fare così. Se avete frecce elettriche, o meglio, più che altro, se avete la possibilità di incantare l'arco con l'elettricità... oh, vi ho attirati! No? Ok. La freccia fa meno danno perché colpisco non la testa, se non sbaglio. Vediamo se ho ragione. Un po' più in alto, magari. No. Vai così. No, va bene così, va bene, se non volete attaccarmi io posso continuare così all'infinito, oppure affrontarle direttamente con le armi che abbiamo. Là sotto c'è un falò in realtà, ci andrò a breve, però non mi ricordo seriamente cosa c'è qua, quindi vediamo un po'. Fai il salto, ciccio, dai, vieni qua. Uno, due, basta, ok. Ho davvero ancora l'arco, oh no, non mi posso far sconfiggere perché mi sono dimenticato l'arco addosso. Ok, attenzione. Bevi, stiamo attenti qua, eh. Ok, 1, 2, 3, sconfitto. No, ora sconfitto, l'ho un attimo stannato, ma dettagli. Potete usare anche piromanzie, ovviamente, non vi conviene così tanto, ma se volete potete farlo, infatti ora ve lo dimostrerò appena viene questo demone capra, ok? E brucia, visto? L'ho anche stunnato, aspetta, le piromanzie hanno effetto? Pensavo non lo facessero, o meglio, non avessero effetto, ma... ah no, aspetta, era quello indebolito, ok, allora ha più senso. Oi? Vieni, ok, fai il tuo salto bellissimo quello... no, non lo vuoi fare. E allora brucia. Ouch. Ok, ho detto ouch. Brucia, grazie mille. Potete anche andare direttamente al falò. Infatti vi conviene, io perché sono qui non lo so neanche io, ma... dettagli. Ok, no, via, via, via. Perché mi sono fissato con l'usare piromanzie. Yeah.
Tunks, ma sei un piromante, devi usare le piromantie. Almeno quello che ho pensato 2 secondi fa, ma dettagli, ok. Adesso con le piromanzie solo per sfizio, devo sconfiggere questi cosi, quindi vai. Ovviamente ho già rifatto il percorso perché sembrava brutto rimostrarlo. Però ribadisco, c'è un falò là sotto. E adesso andremo ad accenderlo. Però prima, qua c'è qualcosa o non c'è niente? Bene, qui non c'è assolutamente niente. Perfetto, ci sono questi nemici qua. In effetti io dovrei usare quest'arma, l'ho fatta apposta per combattere contro questi nemici. Ah, è vero, voi reggete l'elettricità. Quindi mi conviene andarci un'altra volta di Uchigatana. Dannazione, prima o poi riuscirò ad usare quell'arma. Che ripeto, l'ho presa solamente per mostrarvi che in realtà potete fare una build anche senza investire troppo in destrezza e in forza. Inoltre qua sotto, boss avanti. Date il benvenuto a un boss, questo è un boss, che incontreremo, penso però nel prossimo episodio, perché sì. Allora, se avete un po' di voglia di sconfiggere questo coso, fatelo, perché lì c'è un falò. Potete ovviamente cadere anche da là sopra e arrivare direttamente al falò, però ormai siamo qua e quindi vai. Palla di fuoco migliorata del caos, che non è del caos, ma dettagli. Vai ancora, e vai ancora. E abbiamo finito, quindi andiamo con l'arco perché non vi avvicinate a questi cosi. Potete ovviamente farlo, ma non vi conviene. Vai, 43. E abbiamo finito, perfetto. Stavolta indosso lo scudo e questo è un boss. Ora ve lo mostro un po' meglio, eccolo là. Si vede tutto quanto giallo, ma... dettagli. Allora, adesso però dobbiamo per forza affrontare i demoni toro. Yeah, però prima... una cosa, avanziamo di livello perché ho bisogno di vitalità. Ecco, fai così. Ok, perfetto. Ora si va avanti. Allora, abbiamo visto che lì c'è un demone toro. In realtà ce ne sono più di uno. State attenti, ok? Allora, quella è la nebbia, lì c'è un boss. Però adesso noi affronteremo questo boss, ovviamente. Però voglio mostrarvi, quindi sì, conviene le armi non elettriche. Vorrei mostrarvi in realtà sia quello, quella strada là, sia la scorciatoia che vi consente di evitare tutta, e dico tutta, la prossima area. L'unica pecca è che per abilitare quella scorciatoia dovete per forza dare 30 umanità alla Fair Lady. Questo è il motivo per cui ho preso 30 umanità, già. Inoltre non sono umano perché vorrei, tipo, non lo so, vivere e non essere invaso, perché vi possono invadere qua e vorrei evitare. Allora, adesso proviamo a mettere un'altra volta l'ascia alla guerra, dai. Ripeto, l'ho fatta solamente per quest'area, non la utilizzerò per tutto il resto del gioco. Solamente perché voglio mostrarvi che si può usare un'arma e fare comunque male ai nemici senza avere statistiche adatte, tra virgolette. Perché questa è un'arma forza alla fine, teoricamente. Lo swing. Ok, e vai così. L'ho sconfitto, anzi no, l'abbiamo stunnato e ora l'ho sconfitto, perfetto. Allora, questo coso, ripeto, si può attaccare anche senza frecce, ma perché farlo quando avete le frecce? Quindi vai così. Io ti faccio troppo poco, va bene, usiamo una palla di fuoco, tanto mi serviranno, però... sì, magari però usarla la palla di fuoco sarebbe meglio. Vai così. E ripeto, si può attaccare anche senza problemi, se si avvicina un po'. Avvicinati, caro. Ok, qua. Fa una presa, attenzione. Ah, sì, però magari mi avvicinassi un po' meglio. Ok, quel vomito. Vi spiego perché sono così restio ad avvicinarmi. Quel vomito potrebbe darvi problemi, perché se siete colpiti da quel coso vi danneggerà la durabilità, se non sbaglio, dell'armatura e delle armi. Quindi occhio. Anche questo, se non sbaglio, non respawna. Lì c'è un demone toro. Già. E noi abbiamo un'ascia. E perché non fare quello che abbiamo fatto praticamente a inizio gioco? Perché non farlo? Allora, vediamo un po' dov'è il demone toro, perché non mi ricordo di preciso il posto. Dov'è? Si è attivato? Oh, bene, si è attivato. Ok, allora, attenzione. È un gran peccato, ma non ci posso fare nulla. Eccolo là, si è disattivato un attimo. Attenzione alle fiamme di questi cosi, sono forti. Perché ho ancora l'arco? Basta con quest'arco. Ok, demone toro ormai sta salendo, quindi ormai affrontiamolo, dai, a questo punto, dai. Ciccio, attivati, attaccami. Dai, vieni, vieni. Dai, non ho lo scudo, vai. Ancora? No, aspetta. Non mi attacca? Ora mi attacchi? Ok, attenzione qua che si può cadere, ovviamente. Se non sbaglio può anche cadere di suo. Se lo stunnate al limite lui salta indietro, però non volevo fare questo. Ok, adesso possiamo andare laggiù. C'è un oggetto laggiù.
abbastanza importante per chi vuole armi elementali del fuoco. Noi ora come ora non possiamo fare niente, o meglio ancora non possiamo potenziare un'arma e renderla di fuoco. Però se volete farlo, meglio se vorrete farlo, dovete per forza andare qua. Mi ha colpito, lo sa solamente lui, ma... dettagli. Ho stunnato. Per questo lascia la battaglia da guerra del fulmine contro i demoni toro è buona. Parecchio. Oh, non mi spingere giù la tua carcassa. Adesso, occhio. Potete fare due cose, o correre o stare attenti. Mi sa che adesso velocizzo, perché questi nemici qua... ce ne sono un bel po', ce ne sono se non sbaglio 4-5 e sono fastidiosi, tipo tanto. Vai, prova ad attaccare. Prova. No, faccio io. Via. Vomito, oppure attacco questo qua. Questo anche può essere pericoloso, occhio. Ok. E ancora il vomito, perfetto. I prossimi ovviamente li affronto velocizzando, perché si fa prima. Un calo di frame assurdo, ma... dettagli, ok, perfetto. Sconfitto, non droppano niente. Ed eccone qui un altro paio, giusto? Sì, imboscata avanti, dove sono? Dove sono? Dove sono? Eccoli qua, e ci hanno intrappolato in realtà, ecco. Quindi correte via, arma rotta. Yes. Però l'arma rotta in questione è la piromanzia. Oh, aspetta. La fiamma della piromanzia, giusto? Oh, dannazione. Va bene, nessun problema. Velocizzo un attimo, tanto l'unica cosa che riduce non è il danno delle piromanzie, ma il danno di questo, quindi... ok, velocizzo. A quanto pare riduce il danno delle piromanzie. Yeah, davvero tanto yeah. Io odio questi cosi. Se non altro possiamo comunque provare a riparare il nostro equipaggiamento. Ah, giusto, non abbiamo anime. Un attimo solo, abbiamo questo. Dove sono le mie anime tascabili? Questa dovrebbe bastare avanzare, vai così. Perfetto, ok. Ovviamente adesso andrò un'altra volta là. Stavolta sarò più attento però. E ripariamo sto coso che serve. E ripariamo tutto in realtà. Tutto. 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 Ok. E ci rivediamo dai vermoni. Sono anche respawnati, eccolo là. I demoni toro, yeah! Ah, bene! Lasciami penne del demone, yay! Possiamo avere un insight leggermente più alto su... come si chiama? Sui demoni toro. Ah, che bello. E questi cosi respawnano, quindi occhio. Adesso che la piromanzia però non è rotta, posso davvero velocizzare e sconfiggerli. Vai! Oppure ignoro tutto e tutti e andiamo a prendere direttamente il drop. Così non dovrei avere più nessun problema, giusto? Allora, andiamo qua e qui dentro c'è il tizzone di fuoco gigante. Serve a potenziare le armi del fuoco da più 5 a più 10. Abbiamo ossa del ritorno? Non mi conviene usarle però. Va bene, provo a scappare via. Non vi assicuro niente, mi potrebbero uccidere. Andiamo. Appunto, appunto. Ok, no, basta. Mi sono davvero stancato. Abbiamo le ossa, usiamo le ossa. E mi riparo un'altra volta le armi. Risconfiggo un'altra volta i demoni toro. E poi si prosegue. Ok, da questo punto in poi quel demone toro non dovrebbe raggiungermi. Mentre qui c'è un demone capra. Quindi cerchiamo di sconfiggerlo. Voglio solamente quell'oggetto. Poi andremo dal boss di quest'area. E poi fine. Allora, vieni qua. Uno swing solo. Due swing. Tre swing, però non importa perché ti ho colpito lo stesso e adesso ti ho stunnato. Addio demone capra, perfetto. C'era questo coso qua. Me l'ha mirato in automatico, altrimenti mi avrebbe colpito, però dettagli. Ora, un altro macete del demone, grazie mille. E qui c'è un'anima di guerriero coraggioso. Ah, ci sei anche tu, giusto. Allora, addio. Tanto sono, non danno niente di drop. Non servono a niente sti cosi. Allora, vediamo un po'. Prima di tutto abbiamo detto lasciavi penne, eccola qua. Ricavata dalle ossa dei demoni, brandita dai demoni del toro minori, ok? Quest'ascia non possiede poteri speciali ma può ridurre a brandelli gli avversari. Però richiede, se non sbaglio, 46 a forza. Già. Il tizzone invece, eccolo qua. Tizzone richiesto per evolvere le armi, grosso tizzone per la fiamma usato per i riti di Petit Londo.
ok? Riservato ai fabbri che conoscono gli antichi metodi. C'è un ultimo fabbro che possiamo sbloccare. Allora, se adesso avete deciso di dare le umanità alla Fair Lady, potete prendere questo shortcut per saltare tutto il prossimo episodio. Ok? Tutto. Quando dico tutto, intendo tutto. Lì c'è un drop, dovrebbero essere anime e non le vado a prendere, quindi non importa. Oppure le andrò a prendere dopo, chi lo sa. Però, qui ci sono questi cosetti qua, insomma. Queste sono larve del sole, se non ricordo male il loro nome è quello. Salteranno via, hanno paura. Però possono dropparvi. Vorrei provare a mostrarvelo, quindi mi sa che conviene equipaggiare... Avevo ancora quest'anello. L'anello d'oro del serpente. Potevo equipaggiare altri anelli, ma dettagli. Ok, ciao. Vediamo se me le droppano, perché possono farlo. Ne manca un'altra? No. Alcune cose, ora vedremo. Adesso, nelle vecchie versioni di questo gioco, se avevate nebbia velenosa o soffio del drago bianco o qualunque attacco a zona, insomma, potevate... Che schifo... Un attimo, No, si è fermato adesso, dannazione. Potevate appunto colpire quello che c'è oltre questo muro adesso. Oppure il secondo metodo era quello legit, ossia sbloccare il livello 2 della Covenant, servitore del caos. Vedete quella? Quella che è appena scappata? Questa qua? Questa è molto importante perché dovrebbe essere lei, esatto. Lei è l'unica larva del sole con gli occhi rossi. Questa larva dropperà al 100% larva del sole. Dovete sconfiggere questo nemico per salvare un vostro, secondo me, prezioso alleato. Quindi lo vedremo più tardi. Inoltre lì ci sono altre larve del sole che saltano tutte quelle quante belle felici, ma dettagli. E andando di qua oltrepasserete il bisogno di fare qualunque... Là c'è una lucertola, la prenderemo ovviamente più avanti. Di fare tutta la strada che faremo ovviamente, l'ho già detto nel prossimo episodio. Allora, vi conviene saltare la strada? Sì. E queste, eccole qua, droppano medaglioni del sole e possono droppare anche pezzi di titanite rossa, credo. Potrei sbagliarmi, no, non dovrebbe essere così. Però droppano anche un'altra cosa, non ricordo cosa sia, però dettagli. Allora, dato che ho già sconfitto la larva, dico subito, farò vedere solamente come finisce quella quest. Come faccio a spiegarlo? A buon fine, ok? Non mostrerò la parte in cui si può fallire, perché ovviamente l'ho già sconfitta la larva. Però, sì. Però, sole, ecco, dovrebbe già condurvi a quale personaggio aiuteremo oggi. Allora, detto questo, affrontiamo il boss. Il boss di quest'area fa attacchi magici, se non sbaglio. Entriamo. Fa attacchi magici, se non sbaglio. Andiamo. Ecco qui il demone del fuoco, chiamato anche Fire Sage Demon. Allora, cercate come il demone del rifugio di stargli dietro il sedere. Seriamente. Non scherzo affatto, perché questo coso fa un boom magico. Ed è in realtà vulnerabile all'elettricità, però a quanto pare gli faccio poco. Allora, non è complesso, ma bisogna stare attenti e dovete stargli dietro, l'ho già detto. Occhio alla sederata, però, perché vi fa male, appunto. Io dovrei teoricamente nascondermi dietro di lui. Come ho già detto in passato, però a questo punto mi conviene ripararmi un attimo. Io perché ancora non ho lo scudo equipaggiato? Ok, perfetto. Esplosione magica! Ok, attenzione. Ok, quell'attacco lo fa sia a inizio battaglia sia dopo. L'unico problema è sono proprio questi rami qua. Un altro? Sì, ok. È perché vi daranno parecchio fastidio, ok? A me, almeno a me lo danno fastidio, quindi attenzione. E... sederata. Ok. Tengo lo scudo alzato tanto per sicurezza, però potete anche non tenere lo scudo, ovviamente. Nessuno vi obbliga a farlo. Due, e adesso... boom, magico. Due mani. E, ah, ovviamente ho sprecato l'occasione, ma dettagli. Ok. Oh, perfetto, è vero, lui che può indietreggiare è molto fastidioso, però dai, vieni. Vieni, Fire Stage Demon. Attenzione al boom magico. Quello è magico, se non sbaglio, non è una piromanzia, attenzione. Nonostante sia di fuoco, danni magici. Sì, lo so, ha senso, ha molto senso. Proviamo. Oh, ho sbagliato tantissimo! Ok. In realtà lui resiste a fuoco, ovviamente, ma... dettagli! Mi ha preso in pieno stavolta, perché sono stato un po' avido. Ok. Cerchiamo di fare... perché non vuoi collaborare? Va bene, proviamo lo stesso così. Se non sbaglio non gli faccio niente. Ah, no, vabbè, gli faccio qualcosa, Magic Beam! Che non mi ha colpito, perfetto. Fai un bello swing. Ok.
Sto provando con le piromanzie quando in realtà non dovrei farlo, ma... Dettagli. Io gli faccio più danno dell'ascia. Vabbè, non importa. Ok. No, voglio palla di fuoco. Perché almeno questa fa più danno. Ok. Ok, cosa vuoi fare? Lo splash? No. Oh, è vero. Siamo vivi, siamo vivi, siamo vivi. Bevi, bevi. Ok. Non so come ha fatto a non colpirmi. Ora mi ha colpito per forza, ovviamente. Oh no, siamo in trappola, siamo in trappola. Vabbè, grazie, grazie davvero tanto, demone del fuoco. Ovviamente dovessi morire, rispawniamo direttamente qua. Vabbè, grazie. Non mi dà possibilità di vivere. Detesto il demone del fuoco. Detesto davvero tanto questo demone perché l'arena è troppo stretta. Taglio, ci rivediamo qua. Tentativo numero 2. Allora, vediamo un po' se riesco a non farmi sconfiggere subito. Ok, lo scudo ora ha funzionato, Ok, attenzione al bloom magico. E adesso cerchiamo di prendere i nostri oggetti che stanno... Dove sono? Eccoli là. Ok, non dovrei in realtà andare a prenderli così dando le spalle al boss. Non si deve fare questo. E in realtà la battaglia dovrebbe risultare teoricamente più facile se appunto decidete di non mirare al boss. Però ormai ci sto. Allora, cosa vuoi fare? Lo swipe. Adesso mi sono anche ricordato. Io mi dimentico sempre di questa cosa. Sono molto intelligente io, Che è possibile usare altri anelli a parte, non lo so, l'anello che è più utile del gioco qua. Ecco, dovete fare un salto indietro in quel caso, dai. Ok, e adesso... Bam! Ora il danno lo faccio, anche con il fuoco. Molto meglio. Ecco, il problema è che vi beccherà sempre quello quando siete davanti a lui. Per questo che ho detto, perché non stargli, non lo so, tipo, dietro? Però lui salta indietro. E più volte aggiungere. Ovviamente. Che fai? Perfetto, dai. Il tuo attacco bello. Così io posso curarmi. Voglio solamente sconfiggere lui. Non è neanche complesso come boss, ok? Però, a quanto pare, sto avendo difficoltà. No, allora, prima l'attacco. Non ci casco più. Ok, altro colpo. Perfetto, e adesso piromanzia, vai così. No, prima l'attacco. Vabbè, grazie. Quanto detesto questo boom. È magico, l'ho già detto, quindi attenzione. Ok. E il doppio attacco, che mi ha colpito solamente parzialmente, quindi posso anche scappare un attimo. Ok, fortuna che ho bevuto un secondo. Colpi che spaccano i pianeti però, Ovviamente, indietro. Indietro, vade retro. Vade retro, vade retro. Per favore, vade retro. Ok, perfetto, bevi. Rotolati in avanti in questo caso, vi conviene fare questo. Perché lui raramente vi salta addosso. Ok. Eppure ricordavo che resisteva poco all'elettricità. A quanto pare mi sto sbagliando. Vabbè, palla di fuoco. No! Abbiamo combustione migliorata. No! Ok, vai, vieni vicino a me. No, vicino a me, cacca. Vai. Boom. Perfetto, dai. Non voglio far durare 100 anni questa battaglia boss. E boom. Boom. Non ti puoi più tirare indietro, ciccio. Oh, finalmente l'abbiamo sconfitto. 3 anni e mezzi per questo... E mezzo per questo boss che non è neanche tanto complesso. Vi dropperà questo. Catalizzatore del demone. Leggiamolo. Dov'è? È un catalizzatore, quindi è qua. Eccolo qua. Arma demoniaca formata dalla roccia fusa di Izalith. Può essere usata come arma del fuoco. Il demone del fuoco era il demone originale e l'ultimo maestro delle arti del fuoco prima che la strega di Izalith venne consumata dal caos, creando la piromanzia. Questa è una cosa molto importante. Ci dice che le magie del fuoco, l'arte del fuoco antica, insomma, devo andare prima giù? Sì, giusto. Non è piromanzia. Sono due cose completamente diverse. E lì c'è già un altro boss, sì. Però non lo affronteremo oggi, ovviamente. Quindi, falò acceso. Ma ultimissima cosa prima di terminare l'episodio. Intanto devo fare un level up, perché posso farlo, mamma mia. Ho giocato malissimo oggi. Conviene a questo punto un po' più la destrezza. Ok. Poi dovremmo, penso, riutilizzare Lucigatana, perché volevo appunto mostrarvi che con un'arma del fulmine, anche senza statistica, è possibile andare avanti. A quanto pare devo usare Lucigatana, ma dettagli. Allora, andando invece non verso il basso, ma verso l'alto, c'è una scorciatoia che vi sarà estremamente utile. Infatti vi consiglio di sbloccarla, anche se non sbaglio, dovrebbe sbloccarsi da sola. Quindi sì. Tanto per dire, alternerò l'utilizzo dell'Uchigatana e della Spada della Furia
dopo quest'area, perché quando è vero che Lucio Katana è buona, il danno della spada della furia è più alto se avete più umanità. Ergo, io utilizzerò la spada principalmente dopo Izalith, perché ovviamente reggono il fuoco e quindi sì. Allora, cerchiamo di stare attenti alla cosa bella. La run piromante che ho fatto inizialmente, la prima run della Remastered, l'ho fatta solamente con la spada della furia e ho comunque superato Lost Izalith senza neanche troppi problemi, quindi... com'è che si chiama? Sì, la maledizione delle Let's Player. In pratica, quando giocate, tutte quante le skill che avete accumulato nel corso degli anni nelle test run se ne andranno dove so io. Già, comunque, shortcut! Mi ricorda qualcosa questo ascensore. E in effetti, salendo qua, c'è... Ta-da! La Fair Lady, esatto. Da adesso in poi possiamo andare verso la prossima area, insomma, da questo falò. Inoltre questo falò, ripeto, da 10 fiaschette. Ok, io vi saluto nella prossima parte di Dark Souls Remastered. Andremo avanti verso un percorso teoricamente opzionale, ma dettagli. See you next time, baby!